Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, qui è Velox Studio. Sono qui per portarvi ragazzi dopo 10.000 anni un nuovo video su Nascondino in compagnia 40 persone, la malagante orgasmante, proprio lui. Incredibile, bella raga. Non so mica stato io. Cazzo. Chi era allora che ha fatto? È stato Lama Lagante, ragazzi, lo confermo. Siamo in compagnia, ragazzi, di Lama Lagante, Manku, Rampage the Box, Relix, Andre, Poppy, Raze. Ciao, ragazzi, bella. Allora, faremo due partite, ragazzi, di Nascondino su Bio3, proprio un vecchio classico. E come un vecchio classico che si rispetti, a cercare la prima partita sarà Ivan Gonzalo Grieco. Quindi, ragazzi, un minuto e mezzo per nascondervi. Poi andrò, poi cercherò io la prossima, ragazzi, per ricercare io dopo. No. No, ovviamente no. Ah, una cosa, vale una come cosa. Come no, regà? No, ovviamente. Ivan, no, se tu mi trovi. Fare lo stronzo. Ivan, se tu mi trovi, io sono autorizzato a darti un colpo in testa di massa, va bene? Perché sta faccia cosa? Contro il muro, Ivan, faccia contro il muro. E Ivan, ma non hai, ovviamente, vero. Sesto senso. No, ragazzi, non faccio utilizzo di. Primo che muore, guardi, ce l'ha. Che mi ha dato una botta in testa, scappato. Non ho propulsione furtiva. Cioè, Matte, mi vedo tanto qua, Matte. A quanto inizio? A 9 a 8 a cercare? 8 e 30. Se stai fermo, no, Leo, se ti muovi un secondo solo. 10, 9, 8. Bene, così di premio. Posso andare a nascondere? Sì, 3, 4. Manco, però, levati dalla minchia. Sì, che non devo essere trovato per colpa tua. Ragazzi, Manco, 27 secondi. Sta ancora giocando a nascondiglio. Cioè, 8 e 27. Mi ero ridimenticato che su sto gioco si salta. No, chi è questo? No. Vabbè, tra Ivan, non hai mai. Vabbè, mi sento male. Matte, no, se non ti muovi, non ti vede. Come è fatta a venire diretto lì, Ivan? Perché sei venuto lì? Ricordavo sto posto e qualcuno vabbè. Mi sentiva sempre. La malagante, ma non male sto punto, sinceramente. Levati, Poppy. Direi no. Attenzione, Ivan Gorilla c'ha il prosciutto negli occhi, incredibile, dov'è? Andiamo a vedere. Zitti, Relix. Oh, il punto di Relix, ragazzi, è bastardi. No, mio Dio, è messo benissimo Relix, raga. Lama, ma perché lei lo vedo in piedi io? Andre messo di merda. Oh, vabbè, Raze, ragazzi, bastardo proprio nel sangue. Cioè, mi sento male. No, la malagante è morta, vabbè, niente. Andiamo a vedere un po' Ivan il Gorilla, ragazzi. Che lascia vedermi, ero perfetto, dai. Ivan il Gorilla certamente è la figura più divertente da spettare, perché per le sue movenze ormai conosciute come buffe. Ivan, guarda questo, che c'è un jetpack, non serve che salti, ripetutamente. Vabbè, se tieni premuto vola, lo sai. Sto facendo il gorilla. È abituato a saltare sui peni, Ivan, quindi salta più volte. Ma stai zitto, pagliaccio. Raga, quando fai una battuta di questo tipo, Ivan, minchia, si triggerà proprio perché si sente ferito nell'orgoglio, cioè. Guarda, ragazzo, il cadavere di Lama, sta mera croce. Fai vedere il cadavere di Lama, Ivan. È crocifisso storia, il cadavere di Lama. Ragazzi, tu sei rimasto, raga, è crocifisso, mi sento male. È il tuo. No, questo è Poppy, ragazzi. È Poppy. Ragazzi, ma l'ultimo rimasto può ammazzare. Oh! Ma Ivan, ragazzi, c'ha qualcosa perché va diretto. Attenzione! Attenzione, Ivan, dà fuoco al cadavere. Non ho mai visto un disrespect così alto nei confronti di un avversario. Fair play zero da parte di questo caster. Ricordiamo che mancano 6 minuti. Andre 93D e Raze YT. Due sopravvissuti. Due sopravvissuti che tentano il tutto per tutto. Zone, oltretutto. Sì, perché bisogna comunque guardare tutto. Non bene, hai ragione, mai tempo, fidarti del proprio intuito, Ivan. Il gorilla è un animale molto territoriale. Come vedete, perlustra per bene la zona di casa sua. Non l'abbandona neanche per un attimo. L'odore di Raze. Il gorilla si accinge a defecare per riuscire a per marcare il territorio. Per lasciare marcare il proprio territorio con la sua puzza. Ignaro del fatto che basta semplicemente camminare in quel percorso per lasciare un odore indelebile in quel terreno. E gira in tondo, continua. Sì, cioè, in questo caso c'è la canzone. Sarebbe molto interessante poter leggere nella mente del gorilla quando fa questi giri. Vedere cosa gli passa in quel cervello. Per la 16ª volta. Guarda come si guarda attorno. Ivan baitato dal rumore della mappa. Incattivito più che mai. Attenzione, l'ha visto! Lo sguardo del gorilla! Un falco dentro un corpo da gorilla. O dovremmo definirlo tacchino. Sì, ma io non ho armi per ucciderlo. Però c'era il passo da tacchino, Ivan, guardatelo. Mentre si muove. E lascia le uova. Rimane quindi un 1v1. Rampage in the box against Andrew. Eh sì, ma non ho armi per ucciderti. Andiamo a vedere innanzitutto. Non è Michael Myers, non devi ucciderlo. Cioè, non ho armi per ucciderlo. Vabbè. Senti, Ander, facciamo un gioco, ok? Da questo momento in poi si è autorizzato, se ti trova, a scartonarlo con i pugni. Tu gli devi dare due pugni, lui ti deve dare un colpo di mazza. Se lo uccidi, saremo autorizzati a picchiare Ivan la prossima volta che lo incontreremo. Ivan, come nuota? Attorno. Come nuota leggera. Ma Ivan, stai soffocando. Stai soffocando, Ivan. Ivan, controleggi dalla fisica. Ma che cazzo è questo babbo? Qui allora c'è solo un punto che non ha. Sì, ma c'è il silenzio di Tom, mappa, non vale. Oh! Attenzione. Da un gallinetto. Gonzalo? No, Ivan Grieco. Ivan Grieco. L'uomo dallo sguardo innevato.
Cosa è successo? Andrew 93D, ragazzi. Tentacamo il gorilla, lo mette sit down e ora festeggia. Lanciando tutte le meritate streak di questo match. E la partita è sua. Dell'unico inimitabile. Re della savana, foresta. Basta, zitto. Bene, seconda partita, ragazzi. Adesso arrivo a cercare. Ci becchiamo tre a pochissimo. Parte Ivan Greco. Nella cerchia dei vincitori, impassibile, non fa un gesto. Basta lo sguardo. Eh beh, è il suo lavoro questo. Uno sguardo glaciale. Cosa è il suo lavoro? Cercare, quindi nel senso è inutile festeggiare o altro. Che senso è il suo lavoro cercare? Che è un cane da tartufo, no? Oh Cristo, che è il suo mestiere, non c'è bisogno che esulti perché è solo dovere per lui. Ah, ok, quindi Ivan è un tacchino da tartufo, questo stai dicendo. Non esistono tacchini da tartufo ritardato. Minchia Ivan, meno male che me l'hai detto, ti giuro. Già mi immaginavo i cacciatori con i tacchini alla ricerca dei tartufi. Ok ragazzi, seconda partita. Il più era stato quello di Relix quando io cercavo. Come suggeriscono dalla regia, non esiste un nascondiglio sconosciuto su questa mappa, a meno che voi non abbiate inventato qualche glitch. Però ricordiamoci che abbiamo in partita Manku. Manku, dove sei? Ragazzi, io sono su Wanted. Qua, in fase di post-produzione, mettono un po' di risate per non far sentire Relix a disagio. Ok ragazzi, metto faccia contro il muro. Come sempre avete un minuto e 30 per nascondervi. Vi ricordo che io, cioè, sono un cercatore rinomato di nascondino. Ho fatto 4 campionati. Veloce, mettiti anche culo al muro che non si sa mai. Perché c'è Ivan Greco in giro per Redwood. Sento respirare sul collo. Tu dove sei spawnato, Leo? Non te lo dirò mai. Ma lo sapete, raga, che Ivan gli hanno imposto dal tribunale di stare a 200 metri dalle scuole? Ve l'ho mai detto a fare. Ma che 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mi sciocca di sicuro, raga. Ma in realtà sta mappa è nascondita, sempre soldi. In realtà, oh, è zitti, porci maiali. Ne esistono molti di nascondi su sta mappa in realtà. Io il primo a morire, ragazzi. Minchia, ma che punto di merda era? Cazzo è? La malagante si finge una radice, raga. Ah, devo togliere la mira assistita un attimo. Vabbè, là me l'avevo visto. Stavo correndo ancora quando l'hai visto. Deludente comunque la ama, ragazzi. Anni di nascondino. Vediamo se c'è qualche greco balneare. Greco balneare. Facciamo un giro. C'è uno che si è nascosto benissimo. Chi è quello? Aspetta, vediamo un po'. Veramente, quello di Manku verrà beccato. Cioè dai, lo sapevo. Lo so. Perché minchia, guardato, ero lì a guardare gli altri. Ragazzi, cioè, questo era nascondigli nascondino 2013. Cioè, che non è nemmeno uscito proprio. No, vabbè, no. Si vede troppo un po'. Siamo tutti in vita ancora. Chi è che è morto? No, sono morti solo io. Siamo tutti in vita, Ivan. Siamo in 4. E dai. Ragazzi, buonanotte, cioè, però... Andrew. Sì, Relix, secondo me si conferma il vincitore. È messo così bene? Vabbè, ma io ho visto dove cazzo era Relix. Con due bastardo, volevo andare lì. Poi volevo andare vicino a Poppy, però non potevo. Attenzione, attenzione. L'altra. No, no! Oh, ragazzi, ma no, un po' di originalità di nascondigli. Cioè, non roba c'è proprio... originalità, c'hai tutti. Cioè, guarda questo qua. Cioè... col piedino fuori. Col piedino. Se ne va sto cazzo. Ma ragazzi, se mollo una coltellata nella schiena di Leo appena mi passa davanti, potrei fermarmi, prendere il tuo IP, inserirlo dentro una casellina magica e fare lancia pacchetti. Leo, pensa come Relix. Pensa io come Relix. Se lo vedi, lancia, mettigli un Guardian davanti. Io? Ma questo è il cadavere di Manku che ha preso questa sembianza. Se in volo. Guardate come si mette il cadavere di Manku, un feto, ragazzi. Ragazzi, se tipo questa partita ancora la mia madre la faccio io, la faccio bimbo esultare con me. Il problema, cioè, avevo già messo in conto che sarebbe stato io. Una volta che rimane solo uno è un casino trovarlo, non è come quando ce ne sono mille, cioè. Poi raga, inizio a chiamare mia madre. Devo dire. Ma dove cazzo si è messo sto pezzo di merda? Ma! No, beh, non ci credo. Madre! Cosa tre punti interessanti. Allora mamma, inizia a preparare una bottiglia di spumante perché devo festeggiare questa vittoria. Dai, fa vedere. Oh! Poi qua. Passamelo un attimino. Tieni, ti vuole Leo. Monica! Leo, ciao! Ciao Monica, ascolta, mi sai dire cosa vedi nello schermo di Matteo? Cosa vedi nello schermo di Matteo? Nello schermo di Matteo? Sì. No, non dirgli niente! Dimmelo, Monica! Cosa vedi, Monica? Leo, non mi lascia dire! Dillo, Leo, dillo! Sta allontanando, la sta pistando! Sta picchiando la madre, ragazzi! Sta corcando!
Raga, è assurdo. E io Ivan, Ivan, per favore, non tirar fuori quei giochi erotici che tanto fai con i tuoi amici. Ma dove cazzo è, raga? Non è possibile, cioè. È l'unico angolo dove non hai mai guardato. È proprio lì. L'unico angolo dove non hai mai guardato. È proprio lui. Uno è dietro a quell'angolo. Però, bastardi, io ho usato acqua, acqua, fuoco, fuoco con Ivan, eh. Era vicino a uno che hai fatto prima. Stai andando a dire la giusta, dai. Ora vediamo. Dritto, dritto. Destra. Dai, fuoco. Destra, fuoco, acqua. Fuoco, fuoco. Destra, destra. Basta. Fuoco, no. Fuoco. Un pezzo di merda. Che cazzo è? Brucia. La madonna. Vabbè, raga, ma così. Non ti muovere. Ehi. No, vabbè, ragazzi, vabbè, no, vabbè, dai, ammetto che effettivamente non ci sarei arrivato probabilmente lì. Vabbè, direi che posso stoppare, semplice. Ringrazio comunque tua madre, Matte, che mi stava per aiutare. Tu sei un bastardo. Ragazzi, io direi che il video può finire qui, raga. Salutate tutti e ci becchiamo alla prossima. Bella, ciao, ragazzi. Ciao, io. Bella, ragazzi. Ciao, io.